Dentro o fuori? Il Teramo, per accedere al secondo turno dei playoff promozione, è costretto a vincere il match del Barbera contro il Palermo nei 90 minuti regolamentari. In caso contrario, festeggerebbe la squadra siciliana meglio classificata al termine della stagione. Nel doppio confronto in campionato, Diavolo imbattuto. All'andata finì 2-0 al Bonolis e 1-1 al ritorno. Ora però si azzera tutto. Andrà avanti chi getterà in campo più entusiasmo ed eviterà di commettere errori. Il tecnico Massimo Paci proprio domani compirà 43 anni. Arriverà il regalo? Scuola già mi ha regalato tanto, questi ragazzi a me mi hanno regalato tanto, oltre che a me personalmente e anche ai tifosi hanno regalato tante emozioni, perché quest'anno è vero che abbiamo avuto delle difficoltà, ma è vero che anche che ce ne siamo tolte di soddisfazioni. Quindi questo è merito dei ragazzi che mi hanno regalato tanto e poi mi hanno regalato l'opportunità di migliorare. Io con loro sono cresciuto tantissimo e li ringrazio. Io credo che il Palermo ha 2 risultati su 3, ma questo non so, è un vantaggio, sì, ma forse solo apparentemente, perché comunque la partita va giocata e preparare le partite per pareggiarle non so quanto è conveniente. Io quindi credo che loro l'abbiano preparata al massimo per vincere. Se nella loro testa io credo che scatti qualcosa, che anche il pareggio può andare bene, a noi fa comodo, perché una squadra che gioca per pareggiare, secondo me, il gol lo prende. E quindi è un'arma a doppio taglio, è una partita, va giocata, le partite vanno giocate, si parte dallo 0-0. Dovremmo essere bravi a star lì sul pezzo, a battagliare, a rimanere equilibrati, con grande sicurezza in noi stessi, rimanere molto concentrati, insomma fare una partita tosta. Fondamentalmente noi abbiamo solo un risultato e quindi dovremmo anche capire che tipo di partita fare per portare a casa il risultato pieno. Capitolo formazione. Paci non potrà contare su Diatichè, Di Matteo, Minelli, Viero e Vitturini. Torna tra i convocati il difensore Trasciani che ha scontato la squalifica. Il tecnico potrebbe schierare la stessa formazione che domenica scorsa ha battuto la Viterbese con l'unica novità del ritorno tra i titolari di Arrigoni al posto di Lombardi a centrocampo. Il probabile 11. Lewandowski in porta, Presidio, Lasic, Soprano, Piacentini, Tentardini. A centrocampo Ilari, Santoro, Arrigoni, Costa, Ferreira. In avanti il tandem Birligea-Bombagi dirigerà Marini di Trieste.